direttore Corsini, tecnico del Montepone Iglesias. Avete perso 2-1 in casa della Ferrini, c'è stato l'aggancio, una partita un po' particolare, siete andati in vantaggio, poi avete subito la rimonta, ma l'ultimo gol avete un po' contestato, quello del rigore. Ma sì, è stata una partita, se vogliamo, condizionata da due nostri errori grossolani. Avevamo in pugno la gara, abbiamo affrontato la Ferrini, sapevamo che era una squadra ostica. È chiaro che però insomma due errori alla fine ci sono costati cari. Con due gol su palle native alla fine, perché l'1-1 è nato su uno schema di punizione, lì avete letto male la sovrapposizione, poi il rigore, Pudu reclama un fallo prima dell'intervento. Ma sì, primo gol diciamo siamo stati disattenti perché il nostro esterno è stato preso alla sprovvista, ecco, hanno fatto una giocata molto... molto veloce, molto violenta e quindi non gli ha concesso di leggere bene la giocata. Il secondo è stato un errore proprio di squadra, nel senso che comunque avevamo una punizione nei loro 20 metri e su un rimpallo la palla paradossalmente è venuta nella nostra metà campo e da lì è nato un attimino un po' una lettura. C'è stato un fallo, non che però poi alla fine io non mi piace parlare di queste cose, ecco, c'è stata sicuramente qualcosa che non è andata per il verso giusto, abbiamo pagato con un rigore che era netto, senza ombra di dubbio. È chiaro che il problema è nato precedentemente perché abbiamo letto male, insomma, eravamo mal disposti. Ecco. Cosa sta succedendo a questi Iglesias che nelle trasferte con Siliqua e Ferrini perde, due scontri diretti, però il campionato è molto equilibrato perché oggi il Siliqua dovrebbe aver perso, quindi fa capire che in tutti i campi si rischia. Ma noi, ripeto, il nostro obiettivo è quello di fare un buon campionato, adesso ci troviamo in questa posizione. Sappiamo che il campionato è molto lungo e è pieno di difficoltà, ogni battaglia su ogni campo non ti regala niente nessuno, lo sapevamo, indipendentemente dalla classifica, perché comunque squadre che ammazzano il campionato non ce ne sono, ci sono tante buone squadre che lottano per obiettivi importanti, tra queste c'è la Ferrini, c'è il Siliqua, ci siamo noi, l'Orrolese, il Sant'Elena, ripeto ce ne sono tante. Anche la Frassinetti, il Cosmoto, insomma sono tutte squadre che posseggono un ottimo organico e sarà una battaglia ogni domenica, quindi non andiamo avanti consapevoli che la prossima settimana abbiamo un turno casalingo, cercheremo di fare l'intera posta. Cosa non ti è piaciuto della squadra? Perché avete sbloccato la parete subito.